Ragazzuoli cari, prima di iniziare questo video devo scusarmi immediatamente poiché potrebbe causare botte di nostalgia, in ogni caso perdonatemi veramente. I videogiochi seguenti non sono stati scelti per puro caso oppure per un parere oggettivo, ma per il segno che mi hanno lasciato e per quanto mi hanno divertito. Lo so che la nuova generazione esce tra anche meno di una settimana, ma vi prego ragazzi, se volete e se potete, recuperate alcune di queste perle. Lo so, è chiedere tanto di questo periodo. La Disney comunque ai suoi tempi sapeva fare dei videogiochi mostruosi. Ah, prima di partire, non ho messo Kingdom Hearts nella classifica, visto che non è solo Disney, cioè io almeno non lo considero solo Disney come videogioco. Detto questo, vi lascio al video. Questo è stato uno dei miei primi videogiochi di sempre. Bug's Life era un platform a livelli in cui si controllava Flick, il protagonista anche del film. Era tutto bilanciato, combattimenti, enigmi, fasi platform e altro ancora. Inutile dire che un ragazzino della mia età rimase affascinato da quei colori accesissimi, ma qualche pecca come i controlli direzionali c'erano e la telecamera non era proprio rose e fiori. Ciò non cancella che per me è stato un ottimo titolo. Il Re Leone, la grande avventura di Simba, ripercorre gli eventi del primo film, a cominciare da quando Simba era piccolo fino a quando cresce e torna alla rupe del re per sfidare Scar. Per quanto mi riguarda è molto simile a Bug's Life per certi aspetti, ovvero fasi platform non troppo difficili, boss fight impegnative il giusto e tanti collezionabili in ogni livello. L'ho messo una posizione avanti a Bug's Life perché alcuni livelli si scambiavano la telecamera e tra 2 e 3D non aveva i problemi del primo per quanto riguarda la visuale. Alla numero 8 abbiamo, secondo me, uno dei videogiochi più sottovalutati della storia, Pippo Giochi Pazzi. Era infatti un action troppo divertente che ci permetteva di visitare l'intera casa di Pippo per un totale di 15 stanze. La cosa interessante è che queste stanze permettevano di raccogliere degli oggetti per partecipare a dei minigiochi. Vi faccio un esempio, raccogliendo, non so, i pantaloni mi sembra nell'armadio, un cappello, una mazza da golf in giro per le altre stanze, il nostro protagonista avrebbe partecipato ad una partita di golf per sbloccare ulteriori ricompense, straconsigliato per qualche ora di divertimento. Questo è forse il più recente della lista, Toy Story 3 per PlayStation 3. Il videogame permetteva di ripercorrere tutta la storia del terzo film della saga e in più aveva tante altre modalità, in un certo senso quasi infinite. Una modalità che mi colpì di Toy Story 3 fu proprio la scatola dei giocattoli. Qui la nostra fantasia, grazie alle monete e ai collezionabili raccolti durante la storia, poteva scatenarsi a piacimento. In più vi erano storie e missioni secondarie, niente male. Nightmare Before Christmas per PlayStation 2 e Xbox è un videogioco platform action, il quale continua la storia, in un certo senso, del film. Ovviamente non è canonico, ma devo dire che ai tempi seppe conquistarmi. Minigiochi anche contro i boss, stile musical per capirci, divertenti, con difficoltà crescente in base al livello in cui eri e longevità veramente gradita. Tornando nuovamente a PS1, non si nota che è stata una delle mie console preferite di sempre, vero? Questo è decisamente uno dei platform della mia infanzia, tanto che l'ho acquistato anche per PlayStation 3 e PS Vita. Monster & Co. L'Isola dello Spavento è un platform con fasi action, guarda caso, che ci porta appunto dentro l'Isola dello Spavento, questa landa piena delle famosissime porte che teletrasportavano i mostri spaventatori nel mondo umano. Scegliendo di controllare uno tra Sally e Mike, era possibile utilizzare diverse abilità. Ciò permetteva di portare a termine il gioco utilizzando un solo personaggio. Divertente come pochi, ricevette una versione con grafica migliorata su PlayStation 2. Ah, qui abbiamo DuckTales. Questo credo che molti di voi abbiano giocato, se non quello originale, il remake di DuckTales, un platform con protagonista Zio Paperone che è passato alla storia per la sua varietà, allo stesso tempo difficoltà. Per un gioco di quei tempi e con quello stile, se cercate qualcosa di complesso, continuo a consigliarvi di videogiocare il remake di DuckTales, anche perché il primo è molto difficile da trovare, essendo uscito su NES. Sul gradino più basso del podio abbiamo il Grande Hercules. No, tranquilli, il gioco non si chiama il Grande Hercules, ma solo Disney's Hercules Action Game. Però a discapito dell'orrido nome, vi assicuro che non troverete un platform hack and slash migliore di questo a tema Disney. Il gioco richiede infatti moltissima abilità, essendo un 2.5D impegnativo. Molti livelli richiedono una precisione assoluta per essere completati al 100%,
e permettono pochissimi errori, come ad esempio il secondo livello che, mi ricordo, era di una difficoltà assurda, soprattutto per un bambino di 7 anni. Mai scorderò le boss battle con il Minotauro e con Hydra, due tra le mie preferite di sempre. Medaglia d'argento per Toy Story 2. Ok, lo ammetto, anche questo è un platform action. Ho sempre sognato di portarlo in live su Twitch, ma probabilmente lo guarderei solamente io, Rotu e Mike che moderano la chat, quindi no. In ogni caso, Toy Story 2 proponeva la storia del secondo film della saga, però a livelli, anch'essi costituiti da un boss, collezionabili e soprattutto sfide e minigiochi secondari che ci permettevano di interagire con l'intero mondo di gioco. Allo stesso tempo, andando avanti, era possibile sbloccare dei power-up per poter rifare i livelli non completati al 100%, proprio perché la necessità di avere quel preciso power-up che magari sbloccavi in un livello successivo ce lo impediva. Questo spero che in qualche modo, che sia per PlayStation Vita, PS3 o PS1, lo recuperiate perché merita tanto. Prima di passare a vedere chi ha vinto questa classifica, e so che farà storcere tanto il naso, vi lascio a 5 menzioni d'onore che spero siano veloci. Vince questa classifica Tarzan, platform action, anche questo, guarda caso, per PlayStation 1. Molti sicuramente si aspettavano Hercules, ma essendo una classifica soggettiva ho messo Tarzan, poiché è quello a cui penso di aver giocato di più. Mi piaceva tantissimo, oltre al fatto del mondo colorato, che sapete, un bambino viene molto attratto da queste cose quando è piccolo, soprattutto in un videogioco, e c'erano tantissime funzioni divertenti, come ad esempio i livelli bonus, che io ho amato. La difficoltà non era mai tantissima, a parte per quanto riguarda alcuni boss. Poi potevamo giocare, questa cosa che apprezzai tantissimo, sia Tarzan da piccolo che da grande, cioè abbiamo avuto proprio lo sviluppo completo di Tarzan, il film fatto a videogioco, con dei livelli veramente carini, e avevo un senso di liberazione, ancora mi ricordo, quando prendevo le liane che, mamma mia, tuttora mi mancano quelle sensazioni, tant'è che avendo perso il titolo originale lo sto ricercando per comprarlo. E niente ragazzi, questa era la mia onesta opinione sui videogiochi Disney. Come avete visto durante gli anni, sicuramente qualcuno di questi voi ve lo ricorderete, hanno tirato fuori belle perle, purtroppo al giorno d'oggi sono state totalmente dimenticate. Se siete interessati ad altre top vi lascio qui la playlist tra le schede. Niente, noi come al solito ci vediamo ad un prossimo video plus ultra.